Russo, presidente dell'associazione Mussomeli Bene Comune, un'associazione nata qualche anno fa, composta da... Io sono il presidente, in realtà la presenza virtuale è quella di tutti gli assessori e il sindaco e i consiglieri, che hanno deciso di tassarsi del 20% dei loro emolumenti per costituire un fondo che avesse il doppio scopo di aiutare persone in difficoltà tramite enti appositi e di fare dei piccoli interventi di abbellimento, di manutenzione della città, cosa che non era alla portata del bilancio, in quel momento almeno del bilancio comunale. È, dopo 2 anni si può dire, una bellissima iniziativa, che sarebbe bello se fosse seguita da molti altri comuni, perché queste somme che noi stiamo impiegando per queste cose sono la prova della differenza che c'è tra le parole e i fatti. Le parole sono un discorso, i fatti, anche se sono fatti modesti come questi, perché non si può certo ribaltare una condizione di un comune, soprattutto un comune grosso e importante come Mussomeli, con poche decine di migliaia di euro. Però comunque in questo momento sono in via di rifacimento 2 piazze qui a Mussomeli e dentro un paio di mesi saranno complete tutte e due e quindi si vedrà in una un discorso di manutenzione e di abbellimento, nell'altra invece c'era e ci sarà il parco giochi dei bambini, saranno acquistate anche coi soldi di questo fondo, saranno acquistate anche dei giochi nuovi e quindi sarà sotto gli occhi di tutti quello che è stato fatto. Per quello che riguarda la beneficenza, invece, noi ci muoviamo attraverso i servizi sanitari del comune, le assistenti sociali e attraverso piccoli enti che fanno aiuti quotidiani, quelli proprio di primissimo livello, la bombola del gas, una piccola bolletta della luce e altre cose. Cose che noi non facciamo, non possiamo fare direttamente perché non abbiamo le strutture e le persone per farlo. Come dicevo prima, è un esempio che secondo me dovrebbero seguire in tanti, anche perché tutto sommato un 20% di cifre non elevatissime non sarebbe un grande sacrificio. Noi adesso da quest'anno in avanti, dopo aver fatto un primo bilancio di quello che è stato fatto, chiederemo anche aiuto con bilanci assolutamente pubblici e trasparenti, ma stiamo parlando sempre di pochi soldi naturalmente, chiederemo aiuto sia ai cittadini che intendono dare una mano a loro concittadini attraverso di noi, e sia a enti, imprenditori, la banca locale, per rimpolpare questi soldi che quest'anno sono andati molto vicini allo zero con i 2 lavori in queste 2 piazzette che, per quanto modesti, comunque hanno comportato una spesa complessiva, se non ricordo male, di 38.000 euro. Questo è tutto. Io sono molto contento che questo paese, nel quale io mi muovo in tutte le direzioni, ho avuto sempre risposte molto molto positive. Il Vallone direi che è un pezzetto di Sicilia intatto in un resto dell'isola che sta perdendo tutti i suoi punti di riferimento, le sue tradizioni, il suo senso dell'ospitalità, dell'amicizia. E Mussomeli, in quanto capitale del Vallone, io mi muovo con le scuole, con questa associazione, anche con amicizie personali che ho compiuto nel frattempo. Mi auguro che questa iniziativa non solo faccia da esempio per altri comuni, ma soprattutto che prosegua anche al di là di questa amministrazione, per l'importanza sia concreta e sia simbolica che ha. Professore Enzo Russo, 2 iniziative, Piazza del Popolo e la Villa Comunale, ecco, dove ci sono stati questi interventi in corso, i lavori, lei ne ha conoscenza, dove sono arrivati? Si stanno completando? Allora, io sono arrivato qui proprio stamattina, non li ho ancora visti, lo farò dopo questa intervista. La piazza, una delle 2 piazze, la pavimentazione so che è arrivata già a metà, quindi il completamento credo che sia questione veramente di 1-2 settimane al massimo.
Poi si passerà all'altra dove ci sono stati dei piccoli smottamenti, io l'ho vista d'inverno, i bambini avrebbero potuto anche andarci a giocare in una bella giornata, ma la pavimentazione si era incurvata e dopo la pioggia c'erano dei laghetti d'acqua, delle pozze, quindi era assolutamente inagibile. Avrò un incontro stamattina con gli imprenditori che si stanno occupando di questa cosa, ma comunque è evidente che alla fine, a metà, alla fine della primavera al massimo dovrebbe essere tutto fatto. Quindi l'associazione Mussomeli Bene Comune sta dando dei risultati. Beh, se non l'avesse dati l'avremmo chiuso e comunque io mi sarei tirato indietro. Abbiamo avuto qualche piccolo, minuscolo problema di carattere burocratico, come ovvio in Italia, anche per starnutire serve un permesso e un timbro, però niente che ci abbia impedito di muoverci. Direi che siamo quasi usciti dal rodaggio. Adesso, dopo aver fatto questo investimento così forte quest'anno per queste due piazzette, per un po' di tempo ci dedicheremo soprattutto alla beneficenza e all'aiuto di chi ha problemi, queste nuove povertà che stanno insorgendo un po' dovunque. E per questo penso che prima dell'estate o durante l'estate faremo una riunione con tutti gli enti, probabilmente anche parrocchie, la San Vincenzo, i servizi sanitari del comune, per vedere in che modo ci si possa muovere senza creare disparità in questi aiuti e laddove ci sia un bisogno reale. Grazie, professor Renzo Ruzzo. Grazie a voi.